Rispettabilissime autorità e relatori, gentili ospiti, buonasera e benvenuti al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli. In qualità di Presidente del Circolo Ufficiali del costituendo Club Limes Napoli, ho il piacere e l'onore di dare l'avvio a questo primo incontro di geopolitica, organizzato in collaborazione col Corpo Consolare di Napoli e l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo e del CNR. Napoli è una città in cui il divario politico, economico e sociale con il resto del paese è sempre più profondo e apparentemente inarrestabile. Ma è anche una città unica per il suo alto livello di cultura e di storia, per la straordinaria bellezza della natura e delle opere dell'uomo. È una città in cui la cultura accademica, il pensiero politico alto e disinteressato, la speculazione intellettuale e filosofica hanno storicamente trovato terreno fertile per incontrarsi. Ed è quindi su queste basi che si fonda l'idea di creare per la prima volta in città un salotto culturale specificatamente dedicato al complesso mondo della geopolitica, con il desiderio e l'ambizione di arrivare ad essere nel tempo una vera fucina di attività ruotanti attorno allo studio e alla comprensione delle relazioni di interdipendenza esistente tra le varie entità politiche e di relativi territori, con le loro attinenti dinamiche, con un punto di vista ovviamente globale, ma ponendo significativa attenzione ai riflessi e alle implicazioni che investono il nostro Paese ed in particolare il Sud. Con l'amico dottor Salvatore Capasso, direttore dell'Istituto di Studi sulla Società del Mediterraneo del CNR, e con i rappresentanti del mondo consolare, accademico, universitario, giornalistico e delle forze armate, abbiamo quindi deciso di fondare in questa prestigiosa sede il Club Limes Napoli. Al termine della conferenza sarà firmato dal professor Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes e presidente onorario del Club, l'atto costitutivo del Club. La conferenza di oggi vuole essere un approfondimento sul numero di dicembre della rivista Limes, che ha trattato temi ed aspetti di attualità della Repubblica Popolare Cinese. Purtroppo l'ambasciatore cinese in Italia, Sua Eccellenza Li Ruiyu, non è potuto essere presente per sopraggiunti impegni istituzionali, ma comunque siamo onorati delle presenze, in qualità di conferenzieri, dei chiarissimi professori Lucio Caracciolo e Germano Dottori, rispettivamente direttore e consigliere scientifico della rivista Limes, dei chiarissimi professori Paola Paderni e Xu Haiming, direttori dell'Istituto Confucio di Napoli, che ha sede presso l'Università Orientale, che come noto ha un secolare legame con la Cina. Nel ringraziare infine tutti voi per l'evidente entusiasmo dimostrato e nell'augurarvi buona serata, passo la parola al dottor Mariano Bruno, segretario generale del Corpo Consolare e console del Principato di Monaco. Grazie. Buonasera a tutti. Si sente, sì. Innanzitutto un ringraziamento al Presidente del Circolo Ufficiali che ci ha, è il vero motore di questo consesso. In realtà il ragionamento che abbiamo fatto nelle settimane precedenti, che poi ha dato vita e darà vita alla costituzione di questo Club Limes a Napoli, era proprio la mancanza di un sito e di un'organizzazione che potesse parlare di geopolitica a un certo livello in città, e quindi questo ci ha fatto decidere a me di aderire. Il vero motore è lui, che ringrazio Lucio Caraccio, ringrazio il CRN, perché il Corpo Consolare penso possa essere un buon veicolo di contaminazione di questa iniziativa. Che cos'è il Corpo Consolare? Molti di voi lo sanno, sarò molto sintetico in questo mio indirizzo di saluto. È un'istituzione un po' atipica, prevista dalla Convenzione di Vienna, dove in un capoluogo di provincia ci sono una serie di paesi rappresentati che si riuniscono.
non è normato, per cui opera attraverso un'associazione, ma è qualcosa di previsto dalla Convenzione di Vienna, che è vero che ha una sua anzianità, ma che è quella che regola i rapporti diplomatici tra tutti i paesi. Quindi Napoli è una piazza importante da un punto di vista diplomatico, seconda solo a Milano. Abbiamo 68 paesi rappresentati, alcuni piccoli come quello che rappresento io, un paese di 2 km², ma alcuni molto grandi come il Giappone. Manca la presenza di paesi importanti dove ci sono comunità importanti come la Cina, e noi saremmo contenti appunto di incrementare ancor più il numero delle rappresentanze consolari presenti, proprio per quei rapporti e quegli scambi culturali, commerciali, ma anche per l'assistenza ai tanti cittadini stranieri che comunque sono nella regione Campania. Un qualche breve accenno anche alla situazione politica, ma diciamo il mio campo è più quello economico, quindi darò qualche accenno della posizione economica della Cina. Sicuramente nel 2018 l'interscambio commerciale della Cina è proseguito a una crescita doppia, malgrado tutta una serie di ostacoli. Abbiamo un incremento degli scambi commerciali di circa il 16% rispetto a quello che era il 2017, e circa di 1.000 miliardi di dollari appunto con i partner strategici della nuova via della seta. Per il 2019 questo tipo di scambi è visto ancora in aumento, si prevede 100 miliardi in più, quindi 1.100 miliardi di dollari. Sicuramente ci sono delle lotte politico e commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che ci fanno preoccupare molto, anche perché chi ne può prendere le conseguenze più negative è proprio l'Europa e di conseguenza l'Italia, che in questo momento è un po' a rilento rispetto a quelli che sono le crescite in termini di prodotto interno lordo europee. Finanche la Germania è in una fase di stasi. Quindi sicuramente sono visti con attenzione tutta una serie di elementi, la visita del ministro degli affari esteri cinese in Italia, recentissima a Roma, che ha aperto quella che potrebbe essere la visita del Presidente della Repubblica Cinese, che dovrebbe esserci di qui a breve, e che potrà far vedere degli scenari economico-commerciali molto importanti per il nostro Paese. Quindi sono contento di essere qui, vi ringrazio, il mio voleva essere soltanto un indirizzo di saluto con qualche piccola pillola più economica che politica, ma la politica e l'economia vanno a braccetto, lo sapete meglio di me, e vi saluto e vi ringrazio, e il mio ringraziamento è da parte di tutti e 68 i paesi rappresentati a Napoli. Grazie. Io sono Salvatore Capasso, sono il direttore dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Mi sentite? È un istituto che ha sede qui a Napoli e, come la denominazione vi indicherà, è un istituto che si occupa essenzialmente dell'area mediterranea, ma ovviamente il Mediterraneo è un palcoscenico che dà spunto a numerose riflessioni, e quindi per l'istituto la geopolitica è un elemento fondamentale. Quando l'amico Andrea mi ha proposto e abbiamo riflettuto sulla possibilità di riflettere e di dare spunti di riflessione alla città e al territorio su temi fondamentali, io sono stato estremamente contento, perché sembra difficile capire, ma la ricerca a volte viaggia su un binario che è lontana dalla realtà, e la divulgazione scientifica è qualcosa di diverso dalla ricerca. Spesso i ricercatori non capiscono che veicolare quello che loro fanno a volte è molto più complicato che non la ricerca stessa, per cui esiste la divulgazione scientifica è qualcosa di diverso. Il nostro istituto, questo istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è un istituto interdisciplinare che si occupa di economia, di storia, di finanza,
di geografia economica, quindi è un istituto che è vocato alla, diciamo, all'interlocutore pubblico, a chi fa le policy, ed è per questo che io penso che sia fondamentale che un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche possa dettare indicazioni e indirizzi di policy a chi prende decisioni importanti. Quindi per questo ho pensato assieme ad Andrea che ulteriori diciamo, discussioni, approfondimenti su temi che interessano le nostre vite e il nostro futuro fosse fondamentale per il nostro territorio. Questo è particolarmente vero in un momento in cui, lo sappiamo, aumentano i mezzi di comunicazione, i social e anche i media, però la notizia spesso viene filtrata, frammentata e arriva alle persone in maniera distorta. Quindi la ricerca in questo momento storico ha un ruolo fondamentale, quello di veicolare una verità che sia più in maniera una verità scientifica che sia basata su solide fondamenta, cosa che negli ultimi anni, diciamo, questa cosa è andata un po' scemando, l'opinione è diventata scienza, l'opinione è diventata assioma, ed è una cosa che secondo me oggi più di ieri, nonostante la diffusione dei media e dei social, è fondamentale. È per questo che io penso che un club Limes sia un arricchimento enorme per il territorio e per la città, ed è per questo che io ringrazio Andrea per avermi trascinato in questa avventura che penso che sia estremamente profittevole. Noi, questo è solo l'inizio, noi speriamo e investiremo tutte le nostre risorse culturali e di tempo perché questa iniziativa possa durare nel tempo e penetrare nel tessuto sociale. Quindi grazie anche a voi di essere intervenuti e ai relatori.